Temptation Island, le voci su questa coppia. Dopo la separazione al reality show dei sentimenti arriva il colpo di scena? Questo 2024 è stato decisamente positivo per Temptation Island. Mediaset ha deciso di puntare con forza sul reality show dei sentimenti e i risultati sono stati molto più che soddisfacenti. Con le due edizioni, quella estiva e quella autunnale, il programma ha preso definitivamente il volo. Come ogni anno, e come banalmente successo anche solo nella precedente edizione estiva di qualche mese fa, anche questa edizione di Temptation Island ha offerto a tutti gli spettatori tantissimi colpi di scena. Alcune coppie hanno superato i loro problemi, mentre altre hanno deciso di chiudere definitivamente proprio dopo la loro esperienza. Il soggiorno sull'isola è stato, in un modo o nell'altro, un punto importantissimo nella relazione di tutte le coppie che hanno preso parte a questa edizione. Ma cosa è successo una volta finito il programma? Per questi due in particolare, pare ci sia stato un incredibile colpo di scena. Temptation Island 2024, colpo di scena per la coppia dopo la separazione? Oltre alle coppie di questa edizione autunnale, continuano a rimanere al centro della scena anche i tanti protagonisti dell'edizione estiva, stando a nuovi rumors emersi sul web, ripresi anche dal sito Isaikia.it, pare che sia in corso un riavvicinamento tra Gaia Vimercati e Luca Bed. Durante il loro percorso, Luca è rimasto fermo sulle sue posizioni riguardo la relazione e, per questo, Gaia si è avvicinata al single Jakub. Durante il falò di confronto finale, Gaia ha deciso di chiudere definitivamente e dunque uscire da single, lontana dalle telecamere. Ha iniziato una frequentazione con il tentatore, arrivata però al capolinea proprio nelle scorse settimane. Rispondendo ad alcune domande arrivatele dai fan proprio circa il suo rapporto con l'ex, la Vimercati ha condiviso una foto di Luca con il loro cane, pubblicando la didascalia separati con affido congiunto, un modo scherzoso per dire che, nonostante la fine della loro storia, siano ancora legati per il loro cane. Non solo, però, perché continuando a rispondere Gaia ha anche sottolineato come, sin da bambina, sia abituata a perdonare, e che nel tempo è riuscita a trovare il lato positivo anche delle sofferenze passate. Ci sarà un riavvicinamento tra i due?